Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un fuori di melone seriale che qualcuno di voi mi ha richiesto tramite commento sotto qualche mio video precedente. Sto parlando di Andrei Cicatilo, detto anche il mostro di Rostov. Il mostro di Rostov è uno di quei sciroccati seriali, come direbbe Big Sanax, che la Russia ancora oggi ricorda come uno dei più spietati. L'uomo è definito l'Hannibal Lecter russo. È letteralmente un folle, ci sono voluti diversi anni per arrivare al suo arresto. Le vittime accertate di Andrei Cicatilo sono circa 53 e sono davvero tantissime. Ecco perché oggi sono qui per ripercorrere con voi la vita di questo uomo. Un uomo che si è ritrovato a perdere totalmente il lume della ragione, commettendo dei crimini davvero pesanti e sanguinosi. Per non parlare dell'assurda quantità di vittime che si è lasciato alle spalle, quella è una scia di sangue impossibile da dimenticare. Ma, come al solito, noi partiamo dall'inizio. Chi è Andrei Cicatilo? Ma soprattutto, perché è diventato un criminale così efferato? Ebbene, Andrei nasce il 16 ottobre del 1936 in un villaggio piccolissimo dell'attuale Ucraina. È figlio di contadini e per di più vive un'epoca in cui il cannibalismo è di fatto diffuso. Così come è diffusa un'incredibile miseria. Milioni di persone muoiono di stenti a causa delle condizioni di vita di tutta la Russia. Poi ecco che l'Unione Sovietica entra in guerra con la Germania. Il padre di Andrei viene catturato da dei tedeschi quando il bambino ha solo 5 anni e farà ritorno a casa molti anni più tardi, nel 1949. E questo è già un tasto dolente per il giovane Andrei. Un piccolo trauma vede suo padre sparire. Poi ecco che arriva sua madre. Dovete sapere che durante la guerra Andrei dorme insieme a sua madre. Però ha un problema. Soffre di incontinenza. Ogni volta che Andrei bagna il letto è severamente punito, picchiato e umiliato. La madre dunque non comprende assolutamente il disagio del figlio, non capendo che non è che Andrei faccia la pipì a letto perché gli vada di farlo, ma perché ha dei problemi che già manifesta chiaramente in giovane età. Inoltre c'è un altro tassello da aggiungere alla triste infanzia di Andrei. Sua madre non è assolutamente una donna sana di mente. Al tempo ovviamente non è stato possibile arrivare alla conclusione, visto il periodo in cui si svolgono i fatti, ma vi basti sapere che la madre di Andrei racconta tutte le sere una storia terribile, raccapricciante. Andrei ha anche una sorella minore e la madre racconta loro ogni sera che in realtà ha avuto anche un altro figlio di nome Stefan. Ma durante il freddo inverno o la grande fame del 1930 era stato praticamente mangiato da dei contadini affamati. Oggi sappiamo che non esistono né certificati di nascita né certificati di morte di Stefan. Di conseguenza non vi sono prove materiali che dimostrino la sua esistenza. Pare non sia mai esistito. Questo è di fatto il secondo trauma di Andrei che cresce giorno dopo giorno ascoltando sua madre che racconta questa storia perennemente in lacrime. Sua madre lo racconta in un modo molto molto intenso e quindi pare sia vero. E quindi alla fine Andrei ci crede. Per di più il ragazzino vede con i suoi stessi occhi gli effetti devastanti dei bombardamenti tedeschi. Ed è proprio in questo periodo che inizia ad avere delle fantasie un po' inquietantelle. La sua mente immagina di portare degli ostaggi tedeschi in dei boschi per poi farli fuori. Ma passano gli anni. Andrei cresce, come è giusto che sia, e ovviamente deve iniziare a frequentare la scuola. L'ambiente scolastico per Andrei è l'ennesimo luogo in cui non riesce a sentirsi a suo agio. Viene continuamente preso in giro dai compagni e purtroppo non riesce proprio a difendersi. Andrei è un bambino timido, introverso e senza alcun amico. I suoi compagni di classe lo trattano male e lui inizialmente li detesta. Però poi in lui cresce una sorta di paura. È convinto che tutti siano contro di lui, che tutti vogliano fargli del male e conoscere i suoi segreti proprio col fine di deriderlo. A questo punto Andrei si chiude ancora di più in se stesso perché non vuole far sapere ai suoi compagni che, ad esempio, bagna ancora a letto o ancora peggio, non vuole far sapere della sua miopia. Andrei è convinto che è colpa sua se da lontano non riesce a leggere, quindi non dice questa cosa a nessuno, non lo dice agli insegnanti, non lo dice a casa e non lo dice neanche ai suoi compagni di classe. Di certo non vuole essere preso in giro anche per questo. Se avessero scoperto questo suo segreto, lo avrebbero bollato come quattro occhi. E Andrei non voleva assolutamente che questo accadesse. Per di più, c'è un altro grosso problema nella vita di Andrei, un problema che diverrà la base delle sue malefatte. Durante l'adolescenza inizia a soffrire di una malattia che lo rende impotente. Arriviamo quindi ai 19 anni di Andrei, quando si ritrova a vivere un altro ennesimo incubo. È chiamato a prestare servizio militare e anche in quell'ambiente
tutti si prendono il gioco di lui. Andrei viene maltrattato, subisce violenza e viene etichettato come omosessuale. Fino a quando Andrei trova il coraggio per denunciare la violenza subita. A quel punto tutti abbassano le orecchie e si dimostrano dispiaciuti per l'uomo. Ma tutte quelle persone che si dimostrano dispiaciute erano le stesse che si prendevano in gioco di lui e che lo sbeffeggiavano. Tanto per cambiare, Andrei non sopporta questo ambiente. Ed è proprio in questo caso che, a mio parere, ci rendiamo conto di come la vita del ragazzo sia stata difficile, piena di complicazioni e traumi. Subisce la scomparsa del padre, così come subisce la follia della madre e dei suoi racconti davvero raccapriccianti. Arriva alla scuola e anche a scuola Andrei subisce. È sempre preso in giro dai suoi compagni e crescendo purtroppo la situazione non migliora. A militare la situazione diventa ancora più pesante per Andrei, che in tutta la vita ha conosciuto solo solitudine e paura. Arriva il 1960, Andrei lascia la divisa e prova ovviamente ad approcciarsi a qualche ragazza. Ma la verità è che non riesce mai a combinare nulla e i suoi appuntamenti sono sempre un completo disastro. Ed ecco che arriva un altro tassello per ricostruire la nostra storia. Andrei, dopo tutte queste delusioni, è convinto di essere uno diverso, uno strano, uno che non riesce a combinare nulla di buono. Quindi, in questo modo, nella sua testa inizia a formarsi una sorta di repulsione per le donne, che poi si trasforma, diventando odio. Andrei prova ad iscriversi alla facoltà di legge dell'Università di Mosca, però, purtroppo, viene respinto. A questo punto l'uomo ha 24 anni e quindi trova lavoro come operatore telefonico a Rostov, la città più grande della Russia che sorge sulla destra del fiume Don. Rostov è una città importante, è una città commerciale, crocevia tra le pianure russe e le montagne del Caucaso, tra l'Europa e l'Asia. Però c'è un'evidenza. Negli anni 80 Rostov è una città non solo incredibilmente triste, ma anche molto pericolosa. La crisi economica infatti ha riempito le strade di emarginati e disoccupati. Le classiche persone che oggi definiremmo outsider, persone ai margini della società, dimenticate. Queste persone purtroppo se spariscono si viene a sapere dopo tanto tempo, proprio perché non hanno un lavoro o una casa. La periferia della città di Rostov è formata da case prefabbricate, tristi, tutte grigie, e la vitalità di quella città è praticamente inesistente. E per di più si dice che a quel tempo la città è invasa da odore di cattiva benzina e cavolo. Inoltre dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, perché quando pensiamo a delle città solitamente ce le figuriamo come un luogo in cui è possibile trovare un bar, un ristorante, un pub, ma Rostov non è assolutamente così. Infatti la città è per lo più occupata da alcuni ristoranti costosi, in cui per uscire a cenare bisogna prenotare con largo anticipo, e quindi le persone che stanno per strada anche solo per attendere un treno si siedono su delle panchine. La conseguenza? A Rostov è davvero facilissimo incontrare tanti tipi diversi di persone per strada. Ci sono per l'appunto gli outsider, i disadattati, ma ci sono anche magari delle studentesse che aspettano semplicemente il treno, o altrettante persone che si fanno uno spuntino sulla panchina. Però direi che Rostov non è esattamente la città in cui tutti sogneremmo di abitare. In ogni caso, quindi Andrei va a lavorare in questa città, cupa, grigia, e anche in questo caso fa fatica fin da subito ad integrarsi con i suoi colleghi. Poi ecco che in quest'altro ennesimo ambiente per Andrei arriva la batosta. I suoi colleghi lo beccano a soddisfare i suoi impulsi malandrini da solo, e anche qui, in questo caso, viene ridicolizzato. Ma arriva il 1963, quando sua sorella gli presenta un'amica, mossa dalla compassione e dall'incapacità evidente del fratello di trovare una ragazza. La ragazza che la sorella di Andrei presenta al fratello diventerà sua moglie e si chiama Fedosia Odnacheva. Però anche qui ci sono dei problemi. Il loro rapporto, anche tra le lenzuola, è davvero disastroso. I problemi iniziano praticamente subito dopo il matrimonio. Andrei dimostra disinteresse e pare non voglia avere alcun rapporto con lei. Ma nonostante questo, Fedosia, sua moglie, non si arrende. Quel matrimonio non può concludersi ancora prima di avere inizio e quindi sopporta. Talvolta prova a sedurre Andrei, che la respinge. Ma nonostante tutti questi problemi, nel 1965 nasce Lyudmil, il primo figlio della coppia, seguito poi nel 1967 da Yuri, il secondo figlio. Andrei nel frattempo frequenta un corso all'università per corrispondenza, finché dopo davvero lunghi sacrifici riesce a laurearsi in lingue e letteratura russa presso la libera università di Rostov. Arriva quindi il 1971 e per Andrei inizia un nuovo mestiere, inizia a fare l'insegnante. I rapporti con gli alunni però non sono dei migliori. Il professor Cicatilo è schernito dai suoi alunni, è davvero poco amato. Ovviamente questa situazione non la vive solo Andrei, ma anche tanti altri docenti della scuola. Ma nonostante questo, per lui questa situazione
diventa totalmente ingestibile. Andrei negli anni non ha mai trovato il suo posto nel mondo, non si sente a suo agio, non si è mai sentito a suo agio, si è sempre sentito un diverso. E infatti dopo circa 3 mesi dall'assunzione Andrei inizia il suo lento tracollo, quello che lo porta ad essere definito mostro. Ma esattamente qual è il primo episodio preoccupante di Andrei? Ebbene, durante una lezione in piscina con la scolaresca, l'uomo afferra una ragazzina appena quindicenne e inizia ad essere insistente, a toccacciarla. E lei non vuole, quindi urla. Ed infatti il professor Cicatillo si ferma proprio quando la ragazzina inizia ad urlare, attirando l'attenzione dei presenti. Solo in quel momento il professor Cicatillo si ricompone. Questo fatto però purtroppo non basta, perché Andrei Cicatillo, a distanza di 2 settimane, trattiene dopo l'orario scolastico una studentessa 14enne che non ha prestato troppa attenzione durante la sua lezione. E quindi la punisce con un righello. Cosa che ovviamente accade spesso in quel tempo, non è assolutamente una novità, però c'è un problema. Andrei, proprio mentre punisce questa ragazzina, ha una chiara pulsione e diciamo che riesce a raggiungere il punto massimo di piacere. A questo punto la ragazza denuncia l'accaduto e Andrei è costretto a dimettersi. Tuttavia Andrei trova lavoro in breve tempo anche in un'altra scuola. Però ormai la fama del professor Andrei Cicatillo è segnata per sempre. Tutti lo odiano, lo temono, non è un uomo ben voluto. Finché il professore non fa un ennesimo gesto che lo porta definitivamente verso l'abisso della sua follia. Prova nuovamente a far violenza su una ragazzina di 15 anni. Andrei si nasconde dietro la facciata da anonimo borghese, professore e padre di famiglia. È uno stimato membro attivo del Partito Comunista, ma in realtà Andrei Cicatillo si sta per trasformare nel mostro. Il mostro di Rostov. E infatti arriviamo al primo crimine commesso dall'uomo. È una fredda sera d'inverno del 1978. Mancano pochi giorni a Natale. Per l'esattezza è il 22 dicembre quando Andrei incontra Lena, una bambina di 9 anni che sta tornando a casa da scuola. È infagottata in un cappottino rosso e abita a Shakhty, una piccola cittadina vicino a Rostov, nel sud della Russia. Lena conosce bene la strada per tornare a casa, è sicura, però quel giorno si è trattenuta con i suoi compagni un po' più di tempo del solito. Il tempo è passato senza che se ne accorgesse e quindi ha fatto tardi. È proprio questo ritardo che le permette di incontrare l'uomo. Pare sia un uomo gentile, è vestito di tutto punto e le offre una vera e propria rarità, ossia delle gomme da masticare importate che sono introvabili in Russia. Lena si lascia convincere, quindi tende la manina, ma l'uomo le dice che non le ha con sé, bensì a casa sua. L'uomo dice a Lena di non preoccuparsi, casa sua è molto vicina e comunque si sarebbe preoccupato lui stesso di riportarla a casa, e quindi Lena si lascia convincere. Prende per mano quell'uomo e si allontana con lui. Quell'uomo è Andrei Cicatillo. Ovviamente Andrei non conduce Lena a casa sua, bensì in una baracca comprata proprio da lui. Prova a far violenza su di lei, ma si rende conto che questo non basta. Andrei è attratto dal sangue, vuole vederne sempre di più e quindi colpisce Lena più volte con un coltello e infine la strangola. Andrei a questo punto ha raggiunto una sicurezza, è un dato di fatto. Sa come raggiungere il massimo piacere, ossia con la dominazione e l'agonia delle sue vittime. Il corpo di Lena viene ripescato nelle acque del fiume Grushovka e i sospetti per la sua dipartita ricadono proprio su di lui, su Andrei. Questo avviene perché la polizia sta in effetti interrogando le persone nella zona, che abitano in quella zona. Bussano casa per sapere se i vicini hanno visto qualcosa di sospetto. E in effetti, tutti quanti sostengono di aver visto Andrei Cicatillo proprio in quella zona nel momento dei fatti. Però a scagionarlo ci pensa sua moglie, affermando che è stato tutta la sera a casa con lei. E Andrei in questo modo è fuori dalla lista dei sospettati. Le indagini sulla dipartita di Lena quindi cambiano totalmente direzione. E nonostante effettivamente non ci siano prove chiare, un giovane uomo, Aleksandr Kravashenko, viene accusato del crimine e verrà giustiziato 6 anni dopo. Aleksandr era un uomo totalmente innocente. Nel frattempo Andrei Cicatillo diventa sempre più inarrestabile, però c'è da dire una cosa, l'uomo non colpisce più per ben 3 anni. Ci sono 3 anni di pausa, ecco perché la polizia crede di aver preso davvero la persona che ha fatto del male a Lena. La seconda vittima di Andrei Cicatillo si chiama Larisa Tkachenko, una 17enne che il 3 novembre del 1981 ha marinato la scuola, quindi è in giro per la città di Rostov a perdere tempo ed ecco che fa il suo incontro con Andrei Cicatillo. L'uomo la ferma per strada con una scusa e inizia a parlare con lei, proponendole di raggiungere un posticino tranquillo in una piccola pineta fuori città. Larisa è affascinata da questo uomo adulto che vuole la sua compagnia e quindi va con Andrei. Di conseguenza Andrei e Larisa si incamminano verso la boscaglia,
col fine di raggiungere questa benedetta pineta. Ma il solo odore della pelle e del sudore della ragazza fa scattare Andrei. Non riesce neanche a portarla nella sua baracca, le fa del male lì, in mezzo al bosco. Quando commette questi crimini, Andrei inizia a provare una sensazione che non ha mai provato prima. Si sente bene. Sente una sensazione di benessere abbinata alla lussuria. Peccato che tutto si concluda quando Andrei finisce di compiere il suo crimine. Una volta che la sua vittima è senza vita, l'uomo perde totalmente la sensazione di benessere sentendo un vuoto dentro. Un vuoto che prima neanche era consapevole di avere e che ora sente la necessità di colmare. Col tempo l'uomo effettivamente capisce cosa vuole e quali sono le cose che gli creano piacere. Infatti impara a tenere le sue vittime in vita il più a lungo possibile, col fine di vederle lottare, piangere ancora più del solito. È solito poi le parti intime delle sue vittime, per poi strappare loro la punta del naso, la punta della lingua e gli occhi. Passano quindi altri 9 mesi. Arriva il giugno del 1982 e il mostro di Rostov si fa vedere in tutto il suo splendore. Fa fuori una ragazza di 14 anni, poi un bambino di 9. 3 giorni dopo fredda un'altra ragazza di 16 anni. Passano altre 3 settimane e la stessa sorte accade a una ragazza 18enne e ad un ragazzo 16enne. La lista delle vittime, ragazzi e ragazze, è davvero infinita, ma il modus operandi, crimine dopo crimine, si affina sempre di più. Andrei ha ormai abbracciato totalmente la sua identità da mostro. Ed è proprio in questo periodo che le voci sul fatto che non sia una persona per bene iniziano a circolare. Chiariamo, Andrei non è mai stato accusato di niente. Ma anche solo il fatto di essere stato sospettato per la dipartita di Lena, la sua prima vittima, lo obbliga ad assegnare le dimissioni. Per non parlare poi delle voci che circolano sul professor Cicatillo. La sua reputazione è totalmente distrutta e quindi Andrei cambia lavoro, iniziando a lavorare come commesso viaggiatore. Per un laureato in lingua e letteratura russa, quello è chiaramente un lavoro squalificante. Però per Andrei ha un aspetto molto positivo, ossia la libertà di spostarsi anche lontano da Rostov. E infatti è proprio tramite questi viaggi che trova le sue innumerevoli vittime. E per di più non viene neanche preso in considerazione come indagato, perché a questo punto ha iniziato a colpire lontano da Rostov, anche a centinaia di miglia di distanza. E quindi ecco che arrivano altrettante numerose vittime. Nell'estate del 1983, fredda 3 ragazze, rispettivamente di 13, 16 e 29 anni. Poi è il turno di un ragazzo di 18 anni, di una prostituta di 19 anni e di un altro studente, 14enne. Arriva poi in maggio del 1984, quando è la volta di Tania Peterson e di sua figlia Sveva. Andrei è riuscito ad ottenere un appuntamento con Tania. Sono ad un picnic e quando la figlia Sveva si allontana con la sua bambola per giocare un pochino più là in mezzo al bosco, Tania invita ovviamente Andrei a fare le cosine malandrine. Di nuovo Andrei non riesce a provare piacere e quindi viene schernito dalla donna che gli ride in faccia. Quelle sono le sue ultime risate, perché Andrei decide di usare il coltello contro di lei. Mezz'ora dopo, Sveva, la figlia di Tania, torna nel prato in cui sta facendo il picnic e si ritrova sua madre in un lago di sangue. Seguono altri 3 corpi. A questo punto le autorità russe, dinanzi a questi crimini davvero efferati, crea una squadra speciale di polizia. Inoltre, arriva anche un'altra unità speciale da Mosca che ha all'interno una persona molto molto utile, ossia un noto psicologo russo che oggi definiremmo profiler. E sto parlando di Aleksandr Bukhanovsky. L'uomo è il primo ad ipotizzare che tutti i crimini avvenuti siano della stessa mano, compreso quello del 1978. Aleksandr traccia quindi il profilo del mostro, che inizialmente viene semplicemente definito come cittadino X. Ed è quella semplice X che dice tutto. È difficilissimo individuare colui che appare come un uomo, probabilmente di mezza età, forse sposato e con figli, che però ha sicuramente subito un trauma per quanto riguarda la sfera malandrina. Ecco perché i suoi crimini hanno tutti quel raccapricciante particolare che riguarda la parte intima di ogni vittima. Andrei ha colpito tante volte, tante vittime non sono neanche mai state identificate, ma il modus operandi è sempre stato il medesimo, nonostante abbia colpito anche in zone lontane da Rostov. In ogni caso, il profilo del cittadino X si adatta perfettamente alla figura di Andrei Cicatillo, un uomo che letteralmente conduce una doppia vita, perché in tutto questo Andrei ha continuato ad avere a casa una moglie e 2 figli nati da quell'unione. L'uomo ha letteralmente 2 facce, passa da un estremo all'altro. Prima padre di famiglia, poi mostro spietato che riesce a nascondere la sua crudeltà sotto una maschera di gentilezza e affabilità. Però è giunto anche il momento di toccare un altro punto di questa storia,
i giornali russi non parlano della vicenda. Quindi si può tranquillamente dire che quasi nessuno conosce questa storia. Non ci sono notizie e quindi la gente a Rostov non è consapevole ci sia un fuore di melone seriale in giro. Questo accade perché al tempo i giornali russi non portavano assolutamente la cronaca nera. L'unica cosa interessante che si può intravedere è qualche notizia di politica, ma proprio tra le righe. Questo però, sotto un certo aspetto, non credo sia così negativo. È vero, la popolazione non è a conoscenza dell'esistenza di questo cittadino X, ma contemporaneamente neanche Andrei è a conoscenza di essere tenuto d'occhio. Il punto è che le autorità russe, di Aleksandr e delle sue conclusioni, se ne sbattono altamente perché le indagini puntano a tutt'altra direzione. Una direzione, peraltro, totalmente errata, in quanto sono convinti che il colpevole di tutti quei crimini efferati sia un malato di mente. E quindi iniziano a interrogare un sacco di persone all'interno di cliniche psichiatriche e prigioni. Vi sono confessioni estorte con la forza e poi ritrattate. Vengono schedate circa 25.000 persone. Però c'è un fatto. Il mostro di Rostov continua a colpire. E quando tutto sembra inutile, quando la polizia non riesce a individuare neanche una pista valida, quando tutto appare perduto, ecco che arriva un indizio. Arriviamo al 27 marzo del 1984, quando Dima, un ragazzo, viene trovato senza vita e finalmente la polizia nota qualcosa sulla scena del crimine: l'orma di una scarpa. A primo impatto pare che la misura di quella scarpa sia 43-44 e in questo caso c'è anche un indizio in più, perché una donna ha visto chiaramente Dima allontanarsi con un uomo. L'uomo lo ha visto prevalentemente da dietro, sì, è vero, ma è abbastanza per descriverlo. Altezza, 1,90 m. Età, tra i 50 e i 55 anni, segni particolari. Indossa degli occhiali, porta sempre con sé una valigetta da professore e infine trascina leggermente una gamba mentre cammina. Parte in questo modo la caccia al cittadino X. La polizia finalmente lascia perdere gli ospedali psichiatrici e le carceri, iniziando a pensare che davvero l'uomo possa essere una persona totalmente normale. Una di quelle persone che passa inosservata ad un occhio non attento. Finalmente le autorità russe iniziano a ricercare un uomo con le caratteristiche espresse da Aleksandr Bukhanovskij. E direi che è anche l'ora, considerando che Aleksandr Bukhanovskij è un profiler e aveva già delineato chiaramente il profilo del criminale. E lo stesso Aleksandr ha la possibilità di azzardare una mossa totalmente fuori dall'ordinario. Tenta di mettersi in contatto col criminale tramite la televisione, facendo un annuncio e parlando direttamente ad Andrei Cicatillo. Aleksandr dice esattamente queste parole: «So che per lei è difficile, mi rendo conto che a volte attraversa momenti di profondo sconforto e disperazione, come so che talvolta lei è in preda a diversi impulsi al di fuori della sua volontà. La prego, si rivolga a me, mi cerchi, mi telefoni». Ovviamente inutile dirlo, ad Aleksandr non arriva alcuna telefonata. Arriviamo quindi al 13 settembre del 1984, quando un ispettore sta inseguendo un uomo che non gliela conta giusta. È un po' sospetto. Proprio alla stazione ferroviaria di Rostov, porta degli occhiali spessi, indossa un abito pulito, elegante. Però, in appena un'ora, ha tentato di avvicinare almeno una dozzina di ragazze. E alla fine commette un errore, perché cerca di convincere una ragazza ad andare con lui in un modo un po' troppo insistente. A questo punto il sergente si avvicina, gli poggia una mano sulla spalla e gli mostra il suo tesserino. Subito dopo gli perquisisce la sua borsa, quella borsa che solitamente utilizzano i professori, trovandoci all'interno un barattolo di vasellina, delle corde e un coltello. Il sergente di conseguenza lo arresta e lo consegna alla sua centrale, dicendo all'ufficiale di servizio: «Sa, credo proprio di aver trovato il cittadino X». Andrei quindi viene immediatamente messo in prigione per circa 10-15 giorni per disturbo della quiete pubblica per aver provato ad aggredire una donna. E questa, per la polizia, è un'occasione da non farsi sfuggire, perché quei 10-15 giorni sono proprio ciò che serve alla polizia per eseguire i test sulla compatibilità del suo sangue con le tracce dei risultati dell'estremo piacere che Andrei ha manifestato per i suoi vari crimini. Però il sangue di Andrei è del gruppo A, mentre l'altro liquido è del gruppo AB, quindi non coincidono. Per gli investigatori questo è un vero shock. Non riescono a crederci, per loro è praticamente impossibile che ci siano questi risultati. Infatti, 4 anni più tardi, una ricerca giapponese smonta la teoria che il sangue e il liquido di una persona siano sempre dello stesso gruppo. Certo, è un caso raro, molto raro, ma può succedere. E quindi, il cittadino X viene rimesso in libertà. Non ci sono letteralmente prove valide per la polizia che possano incastrarlo. Andrei Cicatillo, quindi, torna a piede libero. Il mostro di Rostov
non si ferma. Uscito di prigione, trova un lavoro in una fabbrica di locomotive a Novočerkassk, una città che dista circa 50 km da Rostov. L'uomo mantiene un basso profilo, ma continua comunque a viaggiare. Continua comunque a prendere treni, a frequentare fermate d'autobus o stazioni. E continua a colpire. Colpisce a Mosca, sui Monti Urali, ai confini con la Siberia e anche a Rostov. Siamo letteralmente in un raggio di centinaia di chilometri. Però c'è un fatto, le vittime vengono sempre trovate in prossimità di linee ferroviarie. Andrei fa frequenti viaggi d'affari con brevi rientri a casa. Quello è un lavoro che nessuno vuole fare. È composto da ore interminabili di treno e notti passate in ostelli alquanto sudici. I suoi colleghi proprio non riescono ad inquadrarlo, non lo capiscono. È un uomo silenzioso, distaccato, indifferente, sembra che non lo tocchi niente e nessuno. Per loro è un mistero e anche quando i capi li rimproverano aspramente, anche insultandoli, Andrei non fa una piega. Per i suoi colleghi, Andrei Cicatillo è un vero e proprio enigma. Per di più notano che è sempre con una borsa. Non si stacca mai da quella borsa. E la notano perché sembra effettivamente la borsa di un professore. E quindi, in un'occasione, quando Andrei si allontana lasciando la borsa incustodita, i suoi colleghi non resistono e danno una sbirciatina all'interno della borsa. Peccato che rimangano profondamente delusi. Andrei, in quella borsa, ha semplicemente una saponetta e un asciugamano. Chi mai immaginerebbe che quell'uomo sia il cittadino X? Quello che tutti stanno cercando, ma che è impossibile da trovare. Arriviamo al 6 novembre del 1990. Siamo in una piccola stazione ferroviaria di periferia e il sergente Libakov, che si occupa di controllare quella stazione, ha solo 20 anni. Non vede quasi mai nessuno, però quel pomeriggio del 6 novembre, in effetti, nota un uomo. È sulla cinquantina, indossa un abito grigio, una cravatta, porta degli occhiali e ha con sé una borsa. La solita borsa, ovviamente. In effetti, in quell'occasione Andrei non è che desti così tanti sospetti. Però il sergente Libakov lo ferma comunque. Chiede all'uomo i documenti, controlla e poi lo congeda. Arriva a fine giornata e, come al solito, il sergente Libakov lascia il rapporto della giornata sulla scrivania del suo capo. Passano 7 giorni e proprio in quelle zone viene ritrovato il corpo di una ragazza, senza vita. Di conseguenza il rapporto del sergente Libakov viene ricacciato fuori dal cassetto della scrivania del suo capo. La domanda che sorge è spontanea. L'uomo che il sergente Libakov ha fermato quel pomeriggio è davvero il tanto e temuto cittadino X? Ed è proprio in questo modo che Andrei Cicatillo smette di colpire. Gli inquirenti di base dubitano fortemente di lui e quindi è già da un po' di tempo che lo tengono sotto sorveglianza. Quindi Andrei viene filmato e viene tenuto d'occhio da degli agenti sotto copertura. È il 20 novembre quando 3 poliziotti in borghese seguono Andrei Cicatillo che esce di casa con un semplice contenitore di birra da 300 ml. L'uomo se la gira per la città un po' senza meta e tenta insistentemente di parlare con diversi ragazzini, ragazzine, donne, uomini. Alla fine di questo giro immenso va al bar e compra questa dannata birra. A questo punto i poliziotti che lo stanno inseguendo da tutto il giorno si chiedono come mai Andrei Cicatillo, semplicemente per andare a riempire un contenitore di birra, si sia fatto mezza città a piedi, per di più cercando di fermare diverse persone. Risulta sospetto. E quindi gli inquirenti lo arrestano appena Andrei Cicatillo esce dal bar. Alla polizia sono concessi 10 giorni per accusarlo oppure lasciarlo libero. Ed effettivamente gli inquirenti, a seguito dell'arresto, si rendono conto di un particolare. L'ultima vittima del cittadino X era una ragazza davvero molto molto forte. Infatti sulla scena del crimine sono stati trovati diversi segni di lotta. Una delle dita di Andrei Cicatillo presenta una ferita recente, un morso che non ha fatto curare per la precisione. Tuttavia, per incastrarlo, gli inquirenti devono per forza usare una strategia che, visto il periodo, possiamo tranquillamente considerare abbastanza insolita. Infatti, la polizia dice ad Andrei che la loro convinzione è questa. La persona che ha commesso tutti quei crimini atroci doveva essere davvero un uomo molto molto malato, con un grave vizio di mente e che in effetti avesse freddato così tante persone col fine di mandare una richiesta d'aiuto. Queste ovviamente sono tutte balle, però queste parole per Andrei hanno tutt'altro significato, perché questo discorso fatto dai poliziotti dà ad Andrei Cicatillo una speranza. Forse confessando, poi in fase di processo, avrebbe potuto invocare l'infermità mentale. Andrei Cicatillo, con quest'idea in mente, vuota totalmente il sacco, racconta tutto. Tutto quanto. Confessa tutti i suoi crimini e sostiene che ne ricorda 53.
Ma sicuramente sono di più perché ha perso il conto. Ovviamente ammette di aver provato una certa smania durante questi crimini. E infine, ciliegina sulla torta, Andrei decide di portare la polizia sulle varie scene del crimine e di ricostruire i fatti con l'aiuto di un manichino. Fa anche diverse dichiarazioni, rilascia diverse interviste e tutto questo diventa davvero parte della cronaca nera russa. Il processo, istituito nel 1992, viene ricordato per la disperazione dei parenti presenti in aula, ma soprattutto viene ricordato per Andrei. Ormai quell'uomo è totalmente folle, pare sia nel bel mezzo di un delirio di onnipotenza. Arriva a negare addirittura tutti i crimini da lui confessati, sebbene abbia rilasciato una marea di interviste e abbia ricostruito anche i vari crimini grazie all'uso di alcuni manichini. Fortunatamente le numerose registrazioni fatte durante il suo ultimo interrogatorio lo incastrano, giudicandolo capace di intendere di volere, perché in quelle registrazioni ha ammesso di aver commesso tutti quei crimini con estrema lucidità. Ha letteralmente confessato. Andrei, durante il processo, anche se appare tutto fuorché lucido e in grado di intendere di volere, viene condannato a morte. Il 14 gennaio del 1994, nel penitenziario di Mosca, dopo aver passato gli ultimi mesi in isolamento in una vera e propria gabbia, Andrei Cicatillo viene giustiziato con un colpo di pistola. Detto questo, ragazzi, ho deciso di parlarvi di questo uomo prima di tutto perché ho visto il cambiamento nel suo sguardo, vi giuro. Se guardate qualche documentario su di lui, vedrete com'era inizialmente e com'è diventato poi alla fine il suo sguardo durante il processo. Sembrava posseduto, a me quasi mi ha impressionata. Assolutamente, prima di questo video non penso di avervi mai parlato di un fuori di melone seriale così tanto sanguinario che ha colpito così tante vittime. Però Andrei Cicatillo l'ha fatto. È un'evidenza. E quindi è interessante, secondo me, anche scoprire il passato di questo uomo, come è diventato il mostro di Rostov. Perché non si arriva a fare i gesti che ha fatto Andrei per caso. Anzi, tutt'altro. È chiaro che Andrei, prima di essere un fuori di melone seriale, è stato una vittima. È stato vittima di suo padre che è sparito. È stato vittima di sua madre che continuava a raccontargli storie assurde e raccapriccianti. È stato vittima dell'impotenza, è stato vittima anche del non essere mai riuscito a fare amicizia realmente con nessuno, a legare con nessuno. Anzi, ogni volta che Andrei cambiava ambiente, scuola, militare, lavoro, si ritrovava sempre con gli stessi problemi, veniva sempre ridicolizzato. Tutti lo prendevano in giro. Questo non è ovviamente per giustificare tutti i crimini efferati che ha compiuto Andrei Cicatillo, ma come al solito è per dare un contesto al mostro di Rostov. Perché Andrei Cicatillo è diventato il mostro di Rostov? Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Ovviamente scrivete pure qui sotto tutto quello che pensate rispetto a questa storia e questo fuori di melone seriale. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi!